interessa. Non interessa. Adesso non puoi, invece di utilizzare degli altri prodotti come il Cebotto Save, per esempio, che è un attivista del gruppo A che tiene caldo lo stesso ed è fatto di materiale sintetico, continua comunque ad ammassare le oche per infilare le piume dentro i ciuffetti, con tanto di neve finta per fare una coreografia per coprire il sangue che in realtà produce. E parliamo di altro, dei cappotti di pelo, dei colli di pelliccia e via discorrendo. 2017, basta morti addosso, basta morti nei piatti, le alternative sintetiche ci sono, si può vivere, vestirsi bene, senza fare del male a nessuno, per tutti gli animali! Libertà! Per tutti gli animali! Libertà! Andate a vedere negli allevamenti italiani di cui parla Manfredo, delle oche comunque come vengono tenute, non si possono muovere, non possono aprire le ali, vivono negli spazi minuscoli, nelle loro feci, nelle loro urine, dopodiché vengono sgozzate, per cosa? Per finire in un ciuffetto? Che potrebbe essere fatto con materiale, ripeto, sintetico, fatto dagli scarti della plastica e sarebbe molto meno inquinante per l'ambiente dell'acconciatura dei prodotti di origine animale. E questi non sono dati di noi attivisti, sono dati di gente che studia l'impatto ambientale prodotto dal mercato di morte, fatto da chi ancora produce pellicce, produce inserti, il pelo, il piume, il lana. E a questo aggiungo anche, perché noi siamo vegani, il mercato della carne e degli animali morti per gola, per vizio, per vanità. A voi sembra bello mettersi addosso un morto, però loro hanno sofferto e volevano vivere, esattamente come i cani che scoiano in Cina e che li trovate sugli inserti in pelo attorno ai giubbotti sportivi. Stiamo attenti anche a questo. Moncler continua a fare pacchi di soldi su degli animali che vengono uccisi. Prima li spiumava da vivi, adesso li sgozza e li spiuma. Vogliono comunque ammazzati per una vanità intollerabile del 2017. Quando ci schifiamo nel vedere i filmati che vengono rubati dagli allevamenti, diciamo, non è possibile. E allora non scordiamoci questi filmati, perché dietro a ogni prodotto di origine animale c'è un animale che è morto, c'è un animale che è morto. Non raccolgono da terra le piume che cadono agli animali. Gli animali muoiono, gli animali vengono uccisi per finire dentro i giubbotti. Vedere che di fronte a questo discorso c'è gente che ride. 2017 parli di uccisioni, di dolore, di agonia, di sofferenza, di inquinamento globale e le persone ridono. Le persone ridono di questo. Io spero che sia una risata nervosa per nascondere l'imbarazzo, perché non c'è proprio niente da ridere, perché chi ride oggi sta condannando, oltre che a morte le povere oche, oltre che a morte gli animali che vengono scoiati per finire addosso alle persone, ma sta condannando a morte anche il pianeta. E questi sono dati FAO. Questi studi non li hanno fatti i vegani, li hanno fatti gli studiosi. Questo stile di vita non può andare avanti. Chi ride oggi ride di fronte alla morte di animali, alla morte della terra, allo sfruttamento animale, ambientale e umano. Non c'è da festeggiare con la neve bianca e candida, quelle piume erano attaccate a un corpo, a un cuore che batteva. Gli animali a cui appartenevano quelle piume sono morti. Tra 10 anni avrete ancora l'inserto in pelo di un animale morto. E Moncler vuole farci credere che indossare le piume di un animale che, oltre a essere stato ingravidato artificialmente, sfruttato, messo in gabbia, sgozzato e poi spiumato da morto, sia una cosa
andare in giro con la tasca dei resti, i corpi di altri. C'è da fare una festa addirittura per questo. Le persone dovrebbero guardare da dove proviene veramente, non provenienza Italia o provenienza di un paese, provenienza da chi apparteneva. Era un corpo, era una vita, era un animale, ha gridato. Se sentiste le urla, se Monclaro a questa festa, anziché far sentire musica, facesse sentire le grida degli animali che vende, morti, la gente riderebbe ancora. Volevo aggiungere semplicemente una cosa, perché ho conosciuto le oche, sono degli animali intelligentissimi, sono degli animali che ti riconoscono e ti vengono incontro. Noi abbiamo un nostro amico attivista che è entrato in particolare sintonia con un'oca, zio Paperone. Quest'oca, quando lo vedeva, gli andava in braccio, gli attorcigliava il collo attorno al suo e si faceva fare le coccole. E l'ultima cosa,